quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera. Nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. È qui che i moderni gladiatori si esibiscono celebrando le gesta della città di Roma. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Uno da tenere d'occhio sarà Payet. Il ruolo che interpreta meglio è quello di trequartista ed è un mago del dribbling. Ogni volta che la sua squadra attacca, riesce sempre a mettersi nelle migliori condizioni per ricevere palle e andare a rete. Eh sì, anch'io credo che sarà un giocatore fondamentale in questa gara. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Lungo passaggio in avanti. Bell'anticipo, pericolo sventato. Payet. McTominay. Giuba. C'è l'opportunità per il contropiede. Moutinho. Giuba. Bel passaggio di ritorno. Ci prova. 1-2, ha tagliato la difesa. Peccato poi per la conclusione. Un 1-2 da manuale. Grande giocata. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Payet. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cerca il compagno libero. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, il campo è un'altra cosa, però insomma. Può segnare da lì. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Jordan Henderson. Recuperano il possesso del pallone. Scodella in avanti. Riceve in ottima posizione. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Per questa volta l'arbitro lo grazia, ma lo redarguisce molto energicamente. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Occhio alla conclusione! Si fa trovare al posto giusto e allontana. Riceve la palla, prova ad andare via con eleganza, c'è il retropassaggio. Occasione per il contropiede, prova a fare tutto da solo.
Gonzalo Guedes. Nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol. Vuole il lancio filtrante. E si sono conquistati un calcio d'angolo. Sbroglia la situazione. Colpisce il pallone. Soluzione al volo interessante. Non riesce a far gol. Ottima la tecnica di esecuzione. È mancata solo un po' di precisione. João Moutinho. Trova il compagno in buona posizione. Gonzalo Guedes. Di forza. Pallone lungo in verticale. La mette in avanti. Greenwood. Gioca una palla lunga. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Opportunità di ripartire. Vuole sfruttare lo scatto. Non può sbagliare. Occasione da rete. Butta la rete. È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante per poi partire al momento giusto. Si riparte dall'1-0. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari, questo è sicuro. E adesso per noi viene il bello. Ottimo il fraseggio. Non riesce a mantenere il possesso. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Cerca l'uomo là davanti. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Dante dice no. Payet sicuro in fase di palleggio. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Gonzalo Guedes scatta verso il pallone. Raul Albiol riconquista la palla. Ottima progressione, palla al piede. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Ecco un'occasione di contropiede. Avversari forse un po' troppo prevedibili, ma la difesa non perde un colpo. Non impensierisce la difesa. Giuba allarga il gioco sulle fasce. La mette sulla sinistra. Lancia il compagno in profondità. Intercetta il passaggio, pericolo. Spazza il più lontano possibile. Giuba. Oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Payet cerca un'azione veloce. Ottima la pressione difensiva. E trova bene il compagno. Può concludere. Si chiude il primo tempo con questa buona occasione. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. La tua analisi sulla prima frazione, Luca? Hanno giocato una partita molto furba, lasciando venire avanti l'altra squadra. Sono stati quindi bravi a sfruttare le ripartenze per pungere. E il gol del vantaggio è arrivato in questo modo. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa.
e l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finora. Non può sbagliare! Palla in avanti verso il compagno. Qui può partire il contropiede. E trova il compagno. Può andare in rete. Chance per tirare. La mette in rete. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Proprio nell'angolo. Il portiere non poteva farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Doppietta per lui. Grande impatto sulla gara. E si riparte da un netto 2-0. Un gol determinante. Con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Qui deve tirare. Non trova la porta. Payet, Jordan Henderson, Payet, ennesima palla recuperata, João Moutinho, Payet, è davvero una bella serie di passaggi questa. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. A sinistra con il passaggio. C'è la palla lunga in avanti. Provano a partire in velocità. Prova la giocata nello spazio. Ora deve duellare con il portiere. Vuole tirare. Tre gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Era difficile fare meglio. Un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. 3-0 dunque. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Occasione per il contropiede. Nello spazio cerca l'idea. Opportunità per Payet. Qui cercherà il tiro. E ha sprecato una grande occasione da posizione davvero molto interessante. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Bella apertura. Può colpire. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi pronti a lasciare spazi in mezzo e prendersi qualche rischio. João Moutinho ha cercato di arrivare in porta con prepotenza. La difesa fa troppa fatica ad arginarlo. Dovrebbero raddoppiare la marcatura su di lui, ma anche questo comporta dei rischi. Tentativo in avanti, lungo. E guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco.
ottima pressione la sua. Palla recuperata. Pallone lungo in verticale. E passa. Un intervento impeccabile. Raul Albiol. Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso. La tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Pallone intercettato. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Giocata interrotta, devono essere più precisi però nei passaggi e anche nel movimento senza palla. Payet si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Jordan Henderson. Mostrano un buon controllo del gioco. Ha la possibilità di andare verso la... Occhio! Forman dice di no! E il portiere si oppone in maniera eccezionale. L'efficienza nel contrattacco è una delle migliori opzioni a loro disposizione. Devono essere più cinici. Si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. E sarà di nuovo calcio d'angolo. Cercherà di metterla in mezzo. Para con grande sicurezza. Rimediano un calcio d'angolo. Ottimo disimpegno, fondamentale. Palla riconquistata immediatamente. Opportunità di ripartire. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. La gioca a sinistra. Scatta verso il pallone. Si libera della palla ed evita complicazioni. Decide di sfruttare la fascia. Giuba con il fallo. Quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Miracolo di Muslera! È stato fantastico con questa parata. Questa volta davvero esagerato. Non aveva proprio speranze di segnare da lì. Giuba. Oggi è andato a segno. Greenwood. Soltanto rimessa laterale qui. Sembrano davvero non volersi fermare.
risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Ultima chance per loro. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Due sostituzioni, rapida successione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. McTominay riconquista la palla. Giuba cerca spazio. Posizione irregolare però. Bella palla ad allargare il gioco. Ci mette il fisico e conquista il pallone. L'appoggia sulla fascia. Raul Albiol di forza. Vediamo se può capitalizzare. Ottiene un buon calcio di punizione. Oh. E c'è il boato del pubblico. Si chiude la sfida. Triplice fischio dell'arbitro. Hanno dominato la partita in tutti i 90 minuti, trovando spesso il gol e trovando anche spesso la difesa avversaria impreparata. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Questa squadra ha dei giocatori di grande qualità, con cui riesce spesso a sfondare proprio per vie centrali, mettendo gli avversari in grande difficoltà. La nostra telecronaca termina qui. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Grazie, e un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa.